Presidente, questo ruolo che è sempre molto discusso, dibattuto, ci si domanda se ci sarà la riforma, che ha delle competenze fondamentali perché scuole, strade, ma che ha poche risorse e che ha un personale ormai ridotto negli anni a causa della legge del Rio. Come lo sta vivendo e cosa sta facendo per rilanciare la provincia della Spezia? Beh, un grande lavoro, un grande sacrificio, una fatica immensa perché la riforma ha creato tantissimi problemi sia in termini economici, con taglio delle risorse in modo importante per finanziare il debito pubblico italiano, sia in termini di persone. Mancano troppe professionalità e le competenze sono rimaste di fatto le stesse. Quindi il problema delle scuole, il problema dei ponti, delle strade, il problema di gestire i rifiuti e lato idrico, quindi materie importantissime oltre a quelle dell'ambiente che necessitano però di risorse vere, sia umane che economiche. Noi facciamo il massimo, però il massimo è veramente poco per le necessità del paese, soprattutto dei comuni più piccoli che vedono nella provincia una casa dove cercare di trovare la risoluzione dei propri problemi, che sono tantissimi.